Everyone, rieccomi tornata con un nuovo video creativo. Oggi andremo a creare insieme una cover molto molto golosa e gustosa. Oggi andremo a fare una cover pane e Nutella. Quello che ci servirà ovviamente sarà il vostro cellulare, della carta da cucina, un foglio di carta, questo qua, trasparente per alimenti. Perché cosa facciamo? Andiamo a coprire il nostro cellulare per proteggerlo. Adesso andiamo a fare la miscela che ci servirà per fare la nostra cover. Io prima vado a mischiare il silicone con i colori e vado ad usare anche il silicone trasparente perché è molto più resistente e si asciuga prima. Vado a fare tre belle spruzzate di silicone all'interno del mio bicchiere e vado ad unire un po' di acrilico marrone, un po' di giallo, un po' di arancione e inizio a mescolare. Questo che abbiamo ottenuto lo andiamo a mescolare con l'amido di mais. Amido di mais e maizena, ragazzi, sono la stessa cosa, ve lo ricordo sempre. Andiamo a prelevare dal bicchiere quello che abbiamo ottenuto. Io ho fatto già altre cover, ve le lascio nelle schede. Andiamo quindi a mescolare e a creare questo impasto che deve essere tra il morbido e il solido. Adesso andiamo a stendere l'impasto, mettiamo un pochino di amido di mais sopra. Adesso prendiamo il cellulare e avvolgiamo il nostro impasto sopra il cellulare. Non fa nulla se la cover sarà un pochino imperfetta perché diamo la sembianza del pane. Io vado già a tagliare molto accuratamente i bordi. Adesso con uno spazzolino vecchio vado a fare la texture. In questo modo vado a picchiettare sulla mia cover. Andiamola a fare soprattutto sui lati, che sarà la crosta. Con questo strumento a palline, ma voi potete usare benissimo lo stuzzicadenti, vado a fare tipo buchettini sulla mia cover, come se fosse proprio il buchettini, diciamo, della lievitazione del pane. Vado a fare un po' qui, un po' lì, in modo da creare questo effetto. Dopo aver fatto questo, io voglio fare la mia cover kawaii, ma per fare la cover kawaii io voglio fare le manine per farla un pochino più diversa e divertente. Le manine gliele vado a fare qui, prendo un pezzetto di silicone, sempre che mi è avanzato prima, e vado a fare questo, l'attacco qui. Vedete che qui il silicone, potete usare anche questo aggeggio, il silicone si attacca comunque alla cover. Ne vado a fare una qui e una di là. Io ho questi cucchiaini, guardate come sono bellini, piccini picciò. Lo vado a mettere in mezzo alla manina. Allora, dall'altro lato, sempre con questo colore, perché poi noi lo andremo a dipingere, non vi preoccupate, andiamo a fare il vasetto della Nutella. E facciamo ovviamente anche il tappino sopra. Vado a fare con questo aggeggino, questo movimento, per creare la texture del tappo della Nutella. Lo vado ad immettere all'interno della manina. Prima che la cover asciughi, prendo dei gessetti, li vado a grattare e ai bordi vado a fare la sfumatura della crosta del pane. Ecco qua, guardate, il nostro pane e la nostra base è stata fatta. Adesso questa dovrà asciugare per almeno 24 ore, ragazzi. Io almeno la faccio asciugare così, per 24 ore, così sarà bella solida e gommolosa, così da poter andare a completare la nostra cover. Allora, ragazzi, la mia cover si è asciugata e come potete vedere già ho fatto i miei forellini. Prima di iniziare a fare il resto vado a fare la mia faccina. Io vado ad usare un pennarello
indelebile, ma voi potete usare anche gli acrilici. Con il bianco vado a fare la luce negli occhi e lascio asciugare un pochino. Vado poi a fare le gote rosa. Potete usare sia un pennarello che i gessetti. Adesso con un pennello vado a dipingere il mio barattolo di Nutella. La Nutella la vado a colorare con un pennarello indelebile marrone, ma ovviamente se non ce l'avete potete usare di nuovo gli acrilici o le tempere. Adesso, dopo aver fatto i dettagli del nostro pane, guardate che pucciosissimo, è troppo puccioso, la mettiamo da parte. Prendiamo un bicchiere, questa volta però vado ad usare il silicone bianco, non me ne serve tanto perché secondo me dà un effetto migliore il silicone bianco. Non vado ad unire maizena, non vado ad unire nulla, metto solamente l'acrilico marrone e una puntina, ma proprio poco poco, di nero, e vado a mescolare. Dopo aver ottenuto ciò, questa crema come se fosse la Nutella, la andiamo proprio letteralmente, ragazzi, proprio letteralmente a spalmare sul nostro telefono come se fosse proprio la Nutella. Adesso, dopo aver fatto ciò, vado a mettere un goccino di questo qui sul mio cucchiaio, in modo da far credere che sul cucchiaio ci sia la Nutella, appunto. Guardate, secondo me è super carina, sembra proprio il pane con la Nutella e fa venire tantissima fame. Adesso questa deve asciugare, ragazzi, per almeno un 5-6 ore. Dopo che si è asciugata, ragazzi, la nostra cover sarà super pronta. Ok, ragazzi, ecco la mia cover completa. Però tanto che questo video di questa cover vi sia piaciuto, se ne volete altri, mi raccomando, fatemelo sapere in un commento con un pollice in su e fatemi sapere, datemi qualche suggerimento di qualche cover che voi volete che io faccia, sempre kawaii, non kawaii, qualche cover particolare che voi volete che io faccia. Io intanto vi mando un enorme bacione, un abbraccio a tutti voi, cuoricini pucciosi, vi voglio sempre tanto tanto bene. Io e il mio amico pane Nutella Nutelli vi mandiamo un enorme bacione e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bye bye.